Ciao ragazzi, benvenuti nel mio angolino sotterraneo, retro, console, videoludico e anche computer ovviamente. E oggi voglio parlare di un argomento attuale che è la scuola, che diciamo in questo periodo purtroppo siamo un po' tutti soggetti a seguire più delle altre volte, visto che per chi ne ha i figli stanno a casa, quindi bisogna noi genitori in prima persona stare un po' dietro. E a tal proposito volevo parlare di un mio diario conservato per tanti anni, perché è abbastanza particolare. Si tratta appunto del diario del videogame, preso nel 1989, primo anno delle superiori, finite le medie, e ero abbastanza attratto da questo, appunto, da questo diario, da videogiochi in generale, perché tratta appunto nella fattispecie le varie piattaforme che sono, passano tra il VIC-20, C64, console, Atari 2006, Intellivision, ColecoVision e poi le varie schermate. L'Atari, bello 800XL, e un sistema tipo Adams, che non è, diciamo, tra i più conosciuti o i più usati, no? E vari sistemi, schermate di confezione, cioè le foto di confezione, schermate varie. Ecco. Perché questo diario? Perché negli anni ero stato attratto, diciamo, nel periodo ero stato attratto da questo gioco qua, dei Puffi, o Smurf, o Smurf, come volete chiamarlo, per la console ColecoVision. Gioco che mi era rimasto impresso particolarmente per il suo aspetto, per la sua estetica, la grafica, che si vedeva che era nettamente superiore alle altre, tipo, mettiamo qua un caso, Atari 2006 contro i Puffi, no? È tutt'altra storia, diciamo, e questo era stato un motivo di fascino, no? Che mi ha affascinato negli anni. E appunto sono rimasto, l'ho conservato gelosamente con l'ambizione di un giorno poter ritrovare o trovare questa console per effettivamente constatare la superiorità, anche perché ai tempi, diciamo, non era facile andare a trovare, a reperire questa console, e anche perché ai tempi già avevo il C64, quindi quello bastava. Per cui la pazienza, l'attesa in tutti questi anni, diciamo che non sono stati inutili, perché finalmente, come potete già vedere alle mie spalle, la console l'ho trovata ed eccola qui. Per cui oggi si parla di ColecoVision. La ColecoVision è una console di seconda generazione, è venduta in Europa col nome di CBS ColecoVision tra l'82 al 1984, fino a, diciamo, il periodo della crisi del videogioco. Insieme alla console veniva abbinato anche il gioco Donkey Kong, che è l'icona del gioco in generale, del videogioco, l'inizio di tutto quanto, che ha segnato proprio anche l'avvio di questa console stessa, facendo fare molte vendite fino appunto a quell'anno, fino all'inizio della crisi del videogioco, che è avvenuta intorno al 1984, 83-84. In totale sono state vendute circa 2 milioni di unità tra l'inizio e la fine della sua carriera. La console monta un hardware che è molto simile a quello di un MSX, basato su un derivato, su un clone dello Z80 processore, e un simile processore video, che è il Texas Instruments TMS 9928, che può gestire 16 colori e 32 sprite, mentre il chip audio è un Texas Instruments leggermente diverso da quello degli MSX. La console ha due controller che sono anch'essi, ricordano anch'essi quelli della console Intellivision, in quanto hanno un tastierino numerico e una, invece del pomello, diciamo così, dell'Intellivision, una ghiera. Quello del ColecoVision presenta un vero e proprio mini joystick azionabile col pollice oppure con entrambe le dita. Il tastierino serve più che altro per
le varie funzionalità, impostazioni dei giochi ad ogni avvio, e in più ci sono due tasti laterali che servono appunto come tasti di fuoco. La ColecoVision è stata venduta con un parco di videogiochi, di cartucce, di circa 145 titoli, di cui però la maggior parte sono tutte state conversioni fatte da giochi da sala giochi, eccetera. Tra cui però spicca, appunto, come detto prima, nel diario, il gioco dei Puffi, che anche secondo il mio avviso è uno dei migliori giochi convertiti come fedeltà. E dopo questo breve cenno storico-culturale, sono passato ovviamente alla pulizia generale dell'apparecchio, della console, smontandola ovviamente, lavando le varie plastiche e controllando un po' la situazione generale sulla scheda, che ovviamente è funzionante, non troppo sporca, però la pulitina è sempre necessaria. Come potete vedere, la scheda presenta un'aletta di raffreddamento posta sul chip video, la quale però nel mio caso è venuta, per fortuna è venuta giù smontandola, quindi non era già in giro durante le prove, perché ovviamente l'ho provata, l'ho accesa, funziona, e è stata incollata semplicemente con una colla, quindi nessun materiale che potesse innanzitutto garantire la tenuta nel tempo e lo scambio termico che avviene tra i due corpi. Quindi io ho provveduto ovviamente subito alla sanificazione di questa aletta, ponendo prima di tutto, pulendo la superficie e poi sgrassandola e applicando il relativo biadesivo, che è anche termoconduttivo, quindi è appunto fatto per questi scopi qua. Una curiosità che mi è saltata all'occhio è pure questo connettore di alimentazione, che è identico a quello del Texas Instruments, il T99A, che usa appunto quella stessa tipologia di connettore. Mi è venuto in mente di poter integrare già durante questi lavori la modifica sul segnale video in uscita, ovvero la console esce con il segnale RF del modulatore. Quindi io ho pensato bene di usare il mio kit che avevo già utilizzato sull'Intellivision, in quanto il principio è pressoché uguale. La modifica in questione è abbastanza semplice: si preleva il segnale video che entra in ingresso al modulatore, mi amplifica il segnale e me lo butta fuori come sotto forma di segnali indipendenti. Lo schedino è facilmente occultabile sotto come vedete, sotto la scheda del modulatore, e i connettori RCA li ho posti dietro sulla piastrina che è removibile, la piastrina che evidenzia l'interruttore, lì il commutatore del segnale RF. Ci stava giusto lo spazio per permettere di montare, di fissare due connettori RCA. Cablato tutto, fissato il tutto con il biadesivo, ho rimontato e evidentemente, come potete vedere, funziona. Fatto ciò, non contento di un altro aspetto che per me è negativo, è che su questa console non è presente nessun LED che indichi l'accensione. Quindi mi è venuta una bella idea di integrare un power LED proprio all'interno della scanalatura che è sopra il badge metallico del frontalino, del frontale della console. Devo dire che è venuta abbastanza bene. Ed ecco l'arsenale che è arrivato insieme al ColecoVision. Come vedete c'è questa senza etichetta, che poi ovviamente ho provato e risulta essere il Mousetrap, il gioco Mousetrap. Fortunatamente, girando un po' sul web, ho scovato qualche sito che metteva a disposizione una collezione di etichette rifatte che è possibile stampare, quindi rimpiazzare o sostituire, come ho fatto io, già provveduto. Ora la vado a cambiare e togliamo magari un pochino di questa carta qua e la vado a sostituire. Vediamo se riesco a tirare via il superfluo, altrimenti va bene lo stesso.
ritagliamo l'etichetta. Ecco fatto, no, alla meno peggio. Ecco la cartuccia mousetrap ristampata, e come potete vedere il risultato finale è andato a buon fine. E qua voglio farvi vedere un attimo la differenza tra questo, il video composito, e qua abbiamo l'uscita RF che è collegata nella stessa TV in parallelo. Quindi diciamo che non è, sembra anzi più nitido il segnale RF, però preferisco quello, il video composito, appunto. Bene, ed eccoci qua, io direi di iniziare direttamente con Donkey Kong, che è uno dei giochi più significativi per questa console, e vedere un po' come si presenta, come la giocabilità. Quindi diamo inizio, premo il pulsante 1 perché tanto devo giocare da solo. Eccoci qua, Donkey Kong. Allora, essendo un gioco in verticale, possiamo vedere che magari siamo abituati a vedere Donkey Kong, il King Kong, lo scimmione, sul lato sinistro, in questo caso sul lato destro, perché i piani sono più corti, ne manca un piano, in quanto è un gioco in verticale, inizialmente in verticale, ma adattato alla console per la TV, per cui hanno dovuto rimuovere un piano perché la TV come risoluzione non permetteva di predisporre 6 piani, no? Ne hanno solo fatti 5, per cui effettivamente matematicamente viene fuori il gorilla sulla destra. Ecco il nostro amico Super Mario, che vi ricordo questo, quando Donkey Kong, quando il protagonista principale, il nostro idraulico, non era ancora definito come icona del videogioco per antonomasia, ovvero Mario, Super Mario. Questo era un semplice idraulico sfigato al tentativo di, con l'unico tentativo, missione, quella di salvare la sua principessa posta lì in alto. Ecco, io mi sono fatto fregare. Vi volevo fare vedere una cosa curiosa, che è quella ovviamente della limitazione nella console. Limitazione che è quella di non animare la parte quando si raggiunge appunto la principessa. Ecco, parte subito il livello successivo, cosa che magari siamo stati abituati a vedere prima con una animazione tra un livello e l'altro. Ma passiamo al pezzo forte, al motivo di questa ricerca della console, ovvero i puffi. Eccoli qua, questo è il giochino che mi ha così attratto principalmente a questa console. Passiamo un pochino. Come vedete qua è abbastanza sempliciotto, però la grafica fatta carina, io non ho premuto il pulsante. Ecco. E per certi tratti ricorda molto un altro gioco che possiamo vedere sull'MSX, ovvero Athletic Lance, di cui credo abbia un po' i tratti somatici. E purtroppo il salto è con il joy in alto, quindi viene un po' male. Va bene. Niente, io mi fermo qui, questo è stato sufficiente, non voglio fare introduzione ai giochi. Spero sia stato di interesse, tra la curiosità tecnica e le modifiche che magari riesco sempre ad integrare con i lavori, con la manutenzione. A proposito, vi ricordo che per quanto riguarda il kit, lo schedino per la modifica video, se volete, io ce n'ho ancora qualcuno, quindi chi fosse interessato magari mi può contattare per fare sia modifica in television che per questo con l'Ecovision, è la stessa cosa. Per cui vi saluto, mi fermo qua,
Spero sempre vi sia stato di gradimento, quindi in attesa di un prossimo evento, di qualcos'altro durante questo periodo, vi rimando appunto un'eventuale prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie per aver pazientemente ascoltato e guardato. Ciao!